e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio trattare un argomento abbastanza particolare e per alcuni versi molto difficile, e infatti per questo mi sono fatta una scaletta. Questo video nasce come conseguenza del video che ho fatto sulla mia alimentazione, nel quale vi ho parlato che io mangio secondo il mio senso di fame. Dopo quel video in molti mi avete chiesto: sì, ma come si fa? Come hai imparato a farlo? E effettivamente mi sono accorta che il modo in cui adesso mangio è quello che posso considerare quasi la fine, perché non si è mai arrivati nella vita, di un lungo percorso iniziato tanti anni fa, circa 5 anni fa. È un percorso in cui ho imparato a mangiare, a capire quanto dovessi mangiare, cosa e come, e tutto quello che è successo in questi 5 anni mi ha portata qui. Quindi nel momento in cui ricevo la domanda: Silvia, ma come faccio a capire quanto devo mangiare? Capisco che la mia risposta, ascolta il tuo senso di fame, non è una risposta valida, perché la persona che mi pone questa domanda non si trova nella mia posizione di adesso, ma è la me di 5 anni fa. Quindi ho pensato di fare questo video per rispondere a essenzialmente questa domanda e spiegarvi il modo in cui io ho fatto per acquistare tutta questa consapevolezza che posso dire di avere oggi. Alla domanda come faccio a capire quanto devo mangiare, le mie risposte sono due. Una, affidatevi a uno specialista, nutrizionista, dietologo, dietista, che vi fa dei test, vi fa delle analisi e in base ai risultati vi determina e vi sottoporrà la dieta specifica e dedicata a voi. La mia seconda risposta però deriva dalla mia esperienza, cioè io non ho avuto una grandissima fortuna con queste figure perché non mi spiegavano perché io dovessi mangiare un determinato alimento, ma soprattutto non capivo perché nella dieta che mi ponevano, ad esempio, io mi trovavo mangia delle fette biscottate o uno yogurt, quando questi due alimenti non sono paragonabili dal punto di vista nutrizionale. Quindi, spinta un po' anche dal fatto che io sono una eterna curiosa e sono anche molto testarda, cioè non faccio le cose solo perché mi vengono dette, ho deciso di compiere questo percorso da sola. Quindi ho incominciato ad utilizzare uno strumento che fino a quel momento avevo utilizzato in modo distruttivo, ma l'ho incominciato ad usare in modo costruttivo. Questo strumento sono le app contacalorie, che in realtà sono dei diari alimentari mobile, quindi su telefono. Per la dimostrazione di quello che dico, in questo video userò l'app di FitAtu, che è appunto un'app contacalorie. La prima cosa che ho fatto è stata quella di determinare il mio punto di partenza. Quando ti registri a questa app, se inserisci il peso, l'altezza e il tuo livello di allenamento, questa è in grado di generare dei valori che ti vengono indicati come i tuoi macros giornalieri, cioè il numero di calorie che devi raggiungere giornalmente e i diversi macros che devi raggiungere giornalmente per raggiungere il tuo obiettivo, che può essere quello di aumentare di peso, perdere peso o mantenere. Sinceramente, non reputo questi valori adeguati, in quanto si basano su parametri soggettivi. Ad esempio, vengono a chiedere alla persona il livello di allenamento, che appunto dipende dalla valutazione della persona stessa, ma soprattutto ti chiedono il peso in generale. Però una persona è diversa dalla sua sosia in termini di altezza e peso, dipendentemente dalla massa magra e massa grassa che queste due persone hanno. Quindi, siccome non reputo che questi valori siano adeguati, la prima cosa che ho fatto è stata quella di registrare per 3-4 giorni quella che era la mia dieta, cioè tutto ciò che mangiavo. Ho fatto quindi una media dei valori e definito i miei macros iniziali. E poiché venivo da una situazione di sottoalimentazione, il mio obiettivo era quello di aumentare di peso. Però questo funziona anche al contrario, cioè se voglio dimagrire
definisco quello che sto mangiando adesso e poi lavoro in deficit, perché non aveva senso per me spararmi a 3000 calorie al giorno mandando in shock il mio corpo, come non ha senso per una persona abituata a mangiarne 3000 al giorno portarla a una dieta standard da 1000 calorie, perché non è sostenibile fisicamente ma soprattutto mentalmente. Ricordiamo sempre che questo è un percorso a lungo termine. Voglio aumentare di peso? Lo faccio in 2-3 anni. Voglio perdere peso? Lo faccio in 2-3 anni, non dall'oggi al domani. Quindi, una volta definiti i miei macros di partenza, ho poi definito i miei obiettivi. In termini di proteine e grassi ci sono dei valori standard per chilo di peso corporeo. Per le proteine sono circa 1,8, poi dipende dalle linee di pensiero, grammi per chilo di peso corporeo, e per i grassi circa 0,7-0,8 grammi di grassi per chilo di peso corporeo. Per me è stato molto facile all'inizio raggiungere in poco tempo gli obiettivi in termini di proteine e grassi. È stato molto più difficile e ha richiesto molto più tempo l'aumento dei carboidrati. In quello io ho iniziato a fare una reverse diet, cioè partendo dalla mia base in termini di carboidrati, cioè se ad esempio ero abituata a mangiarne 90 grammi, ho incominciato piano piano ad aumentarli. Ogni volta che li aumentavo li tenevo poi fissi. Cosa succedeva nel mio corpo? Aumentavo di peso. Però poi, siccome il mio corpo e il mio metabolismo cominciavano a lavorare, dopo un po' di tempo, a volte era anche soltanto una settimana, a volte due, a volte tre, riperdevo peso e quello era il mio input per riaumentare nuovamente. Questo percorso, questa cosa, secondo me è impossibile da fare senza queste app, perché sono utili per avere un confronto giornaliero di quanto si sta mangiando. Andare ad occhio e riuscire a fare un percorso così schematico è impossibile. Per me questo percorso di reverse diet è durato circa 2 anni. Raggiunta la fine della mia reverse diet, e l'ho capito perché l'ultima volta che ho aumentato i carboidrati, poi il mio peso non è più tornato indietro, ma è aumentato ed è rimasto alto, costante, ho capito che era arrivata al mio limite. Quindi, raggiunta la fine, sono anche arrivata alla conclusione che quelle app non fossero più utili per i miei scopi. Soprattutto perché ormai ero talmente abituata alle quantità e alle dosi che usare l'app era diventata quasi una routine, quasi una conferma del fatto che avessi fatto giusto durante la giornata. Quindi, piano piano, e questo è stato tutto un altro percorso, sono riuscita ad allontanarmi, allo smettere di utilizzarle e a vivere senza. E ho iniziato un nuovo percorso, cioè quello di ascoltarmi e lasciare che fossero le vicissitudini della vita a condizionare le mie quantità e la mia alimentazione. Quindi, ora che ho vissuto entrambe le situazioni, da fissata utilizzatrice a non utilizzatrice e libera, mi sento in grado di dirvi i pro, i contro e darvi qualche consiglio per l'utilizzo di queste app. Un aspetto positivo di queste app sono che ti consentono di tenere traccia di ciò che mangi. Questo è utile soprattutto per chi mangia sovrapensiero. Tante persone spilluzzicano non solo a tavola ma durante tutta la giornata e molto spesso il nostro cervello non realizza che si è mangiato. Quindi tenere un diario che fa vedere ciò che si è mangiato può essere molto d'aiuto. Un altro aspetto molto positivo di queste app è che offrono una divisione di macronutrienti per ogni singolo alimento o ingrediente. Questo può essere utile a livello proprio informativo per persone che magari non sanno tantissimo di alimentazione, che stanno incominciando a imparare le differenze tra proteine, grassi e carboidrati presenti in un alimento, soprattutto perché il database dell'applicazione è un database user created, cioè gli alimenti presenti nel database sono stati inseriti dalle persone. Questo significa che se io non trovo l'alimento che voglio consumare, lo devo inserire da me manualmente. E questo comporta il fatto che io mi metto a guardare e leggere l'etichetta per trasportare i dati. E infine, per me è stato assolutamente fondamentale per ridurre le abbuffate. Perché se ad esempio mangiavo
quel qualcosina in più che dentro la mia testa faceva scattare quel pensiero del tanto ormai, chi soffre di bulimia purtroppo penso mi capirà in questo, quello che riusciva a fare l'app era quello di bloccarmi, perché spesso mi è successo di andare ad inserire nell'app quella cosa in più che ho mangiato e scoprire che rientrava nei macros. Quello mi calmava, mi faceva realizzare che nulla era perduto e che non c'era bisogno di scatenare il tanto ormai. E per me questo ha funzionato molto nel ridurre le abbuffate. Ovvio, non è stata l'unica cosa, c'è tutto un percorso psicoterapeutico dietro, questo ve l'ho sempre detto e mai lo negherò. Il contro è che si può scatenare una fissazione esagerata per la registrazione dei macros. Si perde tantissimo tempo, davvero tanto, nel registrare ogni singolo alimento, fare tutti i diari, eccetera. E a me è successo, ovviamente, diventa quasi una dipendenza dalla quale è molto difficile detossificarsi. E la seconda cosa è che i valori nutrizionali che voi leggete in etichetta e che poi riportate nell'app non sono sempre accurati. Le aziende stesse arrotondano per eccesso o per difetto, dipende dal loro interesse. E quindi se voi pensate di seguire i macros alla lettera, non è proprio così. E infatti questo ci porta alla conclusione che alimentarsi non è una questione di matematica, non siamo dei robottini che si riempiono e si svuotano. Consiglio, il mio consiglio per utilizzare al meglio queste app è quello di registrare ciò che si è mangiato dopo averlo mangiato. In questo modo non ci facciamo condizionare dai valori, calcoli, eccetera, e questo può essere utile per andare verso una maggior consapevolezza di sé e iniziare ad ascoltarsi maggiormente. Se per una volta si sforano i macros, non fatene un dramma, non c'è bisogno di sfondarsi di cibo a fine giornata perché dovete finire i macros, come non c'è bisogno di preoccuparsi se per una volta si sono sforati. Come vi dicevo nel mio video sull'alimentazione, io l'apporto calorico lo vedo più a lungo termine, settimanalmente, anche di più, quindi se per un giorno si è fuori dai parametri, non preoccupatevi. Voglio finire dicendo che questo è un percorso. A me è servito per raggiungere la consapevolezza che ho ora, però non credete che io ho soltanto utilizzato l'app. Io ho studiato, mi sono procurata libri e mi chiedete spesso che libri ho letto, semplicemente dei libri scientifici, universitari, che potete trovare in librerie come lo Apply, quindi quelle un pochino più specifiche. Non c'è un libro in particolare, qualunque libro sull'alimentazione che si basa su fonti scientifiche va bene. Quindi io ho studiato i concetti base dell'alimentazione, ovvio non sono una specialista, non sono laureata, l'ho fatto solo per me e qui sto condividendo soltanto la mia esperienza, non vi sto dicendo come fare o che cosa fare, ma è in questo modo che io mi sono creata la mia forma mentis di ora, che non si basa soltanto sulle quantità ma soprattutto sulla qualità degli alimenti. So che molte di voi sono intrappolate nell'utilizzo di queste app ed è per questo che ho fatto davvero tanta fatica a fare questo video, perché non voglio assolutamente incentivarvi ad utilizzarle per poi rischiare di farvi cadere in un utilizzo esagerato di queste app. Però sappiate che l'approccio mentale con cui utilizzate questi strumenti è la chiave. Possono creare dipendenza se vengono utilizzate in modo distruttivo, ma se vengono utilizzate in modo costruttivo possono aiutarvi a compiere un percorso. Io spero di essere stata chiara, spero davvero, anche se succederà, di non venire fraintesa con questo video. È stato molto difficile, lo ripeto perché è vero, l'ho registrato circa 6-7 volte e ancora non sono convinta se pubblicarlo, però è il mio percorso, è la mia esperienza e come sapete io sono cristallina e cerco sempre di dirvi quello che ho fatto io per cercare di ispirarvi almeno un pochino. Quindi spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile. Se così è stato, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!